2002. E quindi cosa succedeva? Tutti i miei amici avevano proprio il vestito del venerdì sera, che era la canottiera da basket, il pantalone largo, e poi il sabato si rivestivano di Square, Richmond, tutte quelle cose là, no? Stretti, perché si doveva andare a ballare alla A festa hip black, hop si diceva una della volta, balla Black, black. ma che era tipo una festa di carnevale, ok? E che questa cultura qua non è mai entrata veramente, quindi perché i ragazzi seguono le mode, però non si sentivano rispecchiati. Sì, è vero. Quando è arrivato Eminem, Questa cosa è... questa Sono cosa è un tutti po' svanita giustificati a perché è fare. Sì, bianco. sì. E quindi tu non è intoccabile, perché io mi rispecchio in Eminem, io Eminem, i problemi di questo bianco, problemi di droga, della famiglia. Non sono i motivi per cui io mi sono innamorato di questa cultura hip hop, capisci? E lui è un caso a parte, lui non rappresenta, lui è un grandissimo rapper, però non rappresenta, secondo Il me, in motivo per cui ti sei pieno innamorato di questo la genere. cultura hip Giusto, hop. è E vero. purtroppo i ragazzi, poiché si rispecchiano, perché lo vedono più vicino a se stessi, perché gli italiani quando vanno all'estero non vanno a mangiare nel ristorante giamaicano, vanno a mangiare nel ristorante italiano perché devono mangiare la pasta. Vuol dire che noi abbiamo proprio un problema a relazionarci con le altre culture, e quindi si sceglie Eminem. Ma Eminem non è la cultura hip hop, è un singolo caso, quindi non mi puoi parlare di Eminem, È mi vero. devi parlare di Jay-Z. Mi ha dato una risposta validissima. La Capisci? utilizzerò anch'io. Ok.